Buongiorno amici, ogni tanto mi faccio risentire, il problema è che con questa pandemia non è facile riuscire ad organizzare qualcosa. Sono costretto a rimanere in un perimetro inferiore ai 30 km, dalla regione non si può uscire come già sapete. Oggi percorreremo un tratto di circa 70 km, 8-900 metri di dislivello, discenderemo la Val di Sangro fino ad arrivare al mare di Fossa Cesia Marina. Poi percorreremo un tratto della ciclovia adriatica fino ad Ortona. Ma guardate che bellissima giornata! Il tempo ideale! Calanchi. Rafting. Siamo riusciti a prendere un cornetto al volo e fuggiamo. Ok, ciao ciao ciao. Tu vai a lavorare per lo Stato, ti paga le tasse, ti serve una cosa, non è possibile mai. A queste concessioni acquisto, mi devi fare quella proprietà, 60 anni di sacrificio. Sono fatti da quanti ne avevo 8 anni, tutti qui insieme da fatti allora. Questa volta la fai chiuda, scusi. E mo mi se ne da mangiare. Piena solidarietà al Signore, qua se non si muore di malattia si muore di crisi, è ora di aprire in qualche modo, bisogna imparare a convivere con questo virus. Benvenuti ad Atessa! Ragazzi, non voglio dire niente, ma giudicare da questo bell'asfalto, qui è passato il Giro d'Italia ultimamente. Siamo a 9 km dalla statale Adriatica. Giro tutto sommato abbastanza tranquillo. Fino ad ora abbiamo percorso in gran parte discese e pianure. Qui siamo in una zona industriale della Val di Sangro e quella lì alla nostra destra è la Sevel. Siamo arrivati alla ciclabile adriatica ed ora dritti fino ad Ortona. Venite a provare questa ciclabile abruzzese, è uno spettacolo, ne vale sicuramente la pena. Alcuni tratti sono ancora chiusi. Praticamente prima siamo usciti a Torino di Sangro, non a Fossa Cesia, quindi abbiamo allungato un po' il percorso. Solo adesso siamo a Fossa Cesia. Trabocco Punta Rocciosa.
gran parte di questo percorso ciclistico praticamente segue il tracciato della vecchia ferrovia. In tanti di questi trabocchi è possibile anche mangiare pesce. La galleria purtroppo è sbarrata, dovete sapere che questa ciclabile è ancora in fase di costruzione, speriamo che si sbrighino perché l'Abruzzo ne ha veramente bisogno. Ragazzi, che dite? Qua c'è una strada che sale, però la proviamo, se no dobbiamo tornare indietro, non so, non mi ricordo di quanto. E allora riesce, dai. Bene, ci facciamo questo bel tratto a piedi e dato che stanno scendendo delle persone, penso che questa strada riesce sulla nazionale. Prima di venire su questa ciclabile accertatevi che è aperta, perché sennò siete costretti ad uscire sulla statale. Quanto è lunga? Questo sforzo lo paghiamo. Ragazzi, ma questa non è la statale. No, poi non ci dobbiamo tutta la trama. Perlomeno c'è una fontana lì. Questo è quello che voleva fare della trama. Ah. Io riempio un attimo la borraccia. Però guardate che spettacolo. Quindi abbiamo scoperto il promontorio d'Annunziano. Caffettino! L'ho preso storto, porca miseria! Mi sono ripreso per miracolo, stavo per cadere. Fanculo! Penso di aver ripreso tutto, ragazzi. Succo? Dai.
pagati molto di meno. Salutiamo la costa dei Trabocchi e cominciamo a intraprendere la lunga salita verso casa. Ragazzi, siamo a pochi chilometri da casa, con il cuore e con la gamba ci sono, però rischio di fermarmi per culo, per il dolore alle chiappe. Cazzo!